Risolvere il seguente problema di Cauchy: y con 1' uguale meno 2 y con 1 meno y con 2 più seno di t, e y con 2' uguale 4 y con 1 più 2 y con 2 più coseno di t, con le seguenti due condizioni iniziali: y con 1 calcolato in 0 uguale ad 1 e y con 2 calcolato in 0 uguale ad 1. Altro esercizio, sempre tratto dal corso della pagina del professor Tommaso Isola, corso di ingegneria medica dell'Università Roma Tor Vergata. Matrice dei coefficienti, come al solito, stiamo risolvendo sistemi differenziali lineari non omogenei. Guardatevi anche i video precedenti per capire la formula, ma lo rifaremo anche qua. Come al solito, ci calcoliamo gli autovalori di A. A è meno 2, meno 1, detta per righe, 4, 2. Questa volta abbiamo un seno, un coseno, come termini noti. Il polinomio caratteristico è un determinante di A meno lambda I, ovvero un meno 2 meno lambda meno 1 e un 4 2 meno lambda. Vi ricordo che A meno B per A più B, dove A è meno lambda e B è 2, abbiamo che meno lambda meno 2, che è A meno B, per meno lambda più 2, che è A più B, è A quadro meno B quadro. Quindi è un lambda quadro meno 4, direttamente addirittura più 4. Quella urca, no? Perché se fate i conti avrebbe un meno 4 più 2 lambda, quindi verrebbe meno 2, se fate i conti avrebbe meno 4 più 2 lambda, meno 2 lambda più lambda quadro, lambda quadro meno 4, ma più 4, e quindi viene lambda quadro il polinomio caratteristico. Il che significa che questa volta abbiamo a che fare con, ponendolo uguale 0, l'equazione caratteristica è lambda quadro uguale 0, ovvero lambda con 1, 2 uguale a 0. Quindi lambda con 1, 2 uguale a 0. Autovalori, questa volta reali e coincidenti. La prima volta che li vediamo nel caso dei sistemi lineari non omogenei. Andiamo a procedere sempre nello stesso modo. Vi ricordo che dobbiamo calcolare l'indice di nilpotenza. Quindi intanto dobbiamo andare a vedere che la molteplicità algebrica è 2. Vediamo che molteplicità geometrica ha l'autovettore adesso associato. Se ci calcoliamo, in pratica il ker di A per V, dove V è la coordinata di x, y, che poi è anche la matrice N, di cui dobbiamo determinare l'indice di nilpotenza, no? Quindi abbiamo un meno 2x meno y uguale 0. E un 4x più y uguale 0. Il sistema ammette però infinita non soluzione, che ci dice come la molteplicità geometrica è 1. Quindi l'autovalore lambda uguale 0 è un autovalore non regolare. Dovremmo quindi crearci o l'autovettore, quello generalizzato, oppure ricorrere alla formula che vi ricordo dell'esponenziale di matrice, che è elevato a per t è uguale a la matrice diagonale di d, che moltiplica i con 2 più nt, perché è probabile che la matrice n, che poi è a meno lambda per i, in questo caso è a, la matrice n, è nilpotente di ordine 2. N, ripeto, a meno 0 per i, quindi n è proprio a, è meno 2, meno 1, 4, 2, quindi non c'è bisogno di calcolarsi gli autovettori generalizzati. Se facciamo il prodotto righe per colonne, quindi lo moltiplichiamo per meno 2, meno 1, 4, 2, troverete che in questo caso viene proprio una matrice tutta con elementi nulli. Quindi A n quindi è nilpotente di ordine 2, il che vuol dire che allora avremo che E elevato a per t, scriviamo qua, sarà d, che non è altro che 1, 0, 0, 1, per il fatto che sarebbe E elevato a 0 per t, 0, 0 elevato a 0 per t, ma lambda è 0, quindi E elevato a 0 per t è 1, che moltiplica i con 2, che anche in questo caso è sempre 1, 0, 0, 1, più che cosa? Beh, più meno 2, sarebbe N per t, quindi meno 2t, meno t, 4t, 2t. Cioè in pratica dobbiamo moltiplicare 1, 0, 0, 1 per 1 meno 2t, 0 meno t, quindi meno t, prima riga, 0 più 4t, quindi 4t, e 1 più 2t. Facendo questo facile plotto di righe per colonne, andiamo a scrivere l'espressione lineato della matrice esponenziale, fatta appunto come abbiamo fatto nei video che abbiamo visto, no? E elevato a
per t, conseguentemente vale 1 per e alla 9, per 1 per 1 meno 2t, 1 meno 2t, 0 meno t è 0, quindi 1 meno 2t è il primo elemento della prima riga, poi 1 per meno t è meno t, ma 0 per 1 meno 2t è 0, quindi meno t, 0 per 1 meno 2t è 0, abbiamo 4t più 0 è 4t, 0 per meno t è 0, 1 per 1 più 2t è 1 più 2t. Questo poi va moltiplicato per la colonna 1, 1, per B, no? E questo in pratica sarà il primo addendo della formula per calcolare la soluzione y di t grande, y con 2t, y con 2t. Guardate il video precedente, non ho voglia di scriverla ogni volta. Dice, ma come fa? No, molti mi rimproverano, ragazzi, andate indietro, guardate i video precedenti, ne pubblico uno al giorno, quindi anzi due al giorno, la verità. Quindi questo, e non è altro che, guardate, facciamo qui, poi lo scriviamo lì, sarà un 1 meno 2t per 1 è un 1 meno 2t, meno t per 1, poi 4t per 1 è 4t, più 1 più 2t per 1 è un più 1 più 2t. In definitiva, quindi, e a per t per b, ovvero a per t per la colonna 1, 1, sarà un 1 meno 3t e un 1 più 6t. 4t più 2t ho fatto. Questo allora sommato al prodotto di e vado per t, che è quello là sempre, per l'integrale fra 0 e t di e elevato meno a per x per q di x. Che andiamo a fare? Dunque, e elevato, lo scrivo qua, e elevato meno a per x sarà e elevato meno a per t, non è altro che e elevato a per t, ma dove al posto di t ci metto meno t, quindi sarà 1 più 2x x meno 4x, 1 meno 2x. Questo lo devo moltiplicare per che cosa? Per la colonna sin x cos x. Utilizzo la variabile x perché l'integrale è compreso fra 0 e t. Va bene? E quindi, facendo quell'ennesimo prodotto di per colonne, dovrò fare l'integrale tra 0 e t di, cominciamo, 1 più 2x per sin x. Più x cos x meno 4x in x più 1 meno 2x cos x. Andiamo a fare quattro integrali per parti. In realtà poi, vabbè, facciamo, in realtà si potrebbero fare semplificandoli perché quello là si può scrivere come, possiamo fare da parte integrale di sin x dx, vi ricordo, è meno cos x più c. Poi abbiamo che due volte l'integrale di x sin x lo dobbiamo fare una volta sola per parti, infatti abbiamo sciolto la parentesi, ho fatto 1 più 2x per sin x come sin x più 2x sin x. Queste due, che moltiplica, attenzione, meno x cos x, vi ricordo che in questo caso il fattore differenziale sin x è fattore finito x, quindi integrale di sin x è meno cos x, quindi meno cos x per x è meno x cos x, meno della regola, per quel meno più l'integrale di cos x dx. Perché la derivata di x ovviamente è 1, ma l'integrale di cos x è sin x, quindi meno x cos x direttamente più sin x, ci scriviamo. Facile integrale per parti, eh? E quindi moltiplicando per 2, in definitiva abbiamo 1 meno 2x, scriviamo qua, meno 2x cos x più 2 sin x. Così come anche l'integrale di x cos x, anche questo lo faccio per parti, ed è l'integrale di cos x è sin x, quindi x sin x stavolta f per g meno l'integrale di sin x in dx. Ma l'integrale di sin x è meno cos x, quindi sarà un x sin x più cos x più c, no? Che l'integrale di sin x è meno cos x per meno più cos x. E infine, l'integrale di meno 4x in x è uguale a questo, con la differenza che non c'è il 2 davanti, ma c'è il meno 4, quindi sarà un 4x cos x meno 4 sin x. Poi l'integrale di, lo scrivo qua, di cos x è dx e sin x. Così come l'integrale, lo scrivo qua, di meno 2x cos x, anche lì ho sciolto la parentesi, in dx,
è uguale all'integrale di x cos x, che è questo, ma davanti un meno 2, quindi meno 2x sen x, meno 2 cos x, e allora abbiamo un, in definitiva, comprendiamo tutto, allora, attenzione a comprendere tutto quanto fa 0 e t. Allora, cominciamo. Questo diventa, occhio, l'integrale di sen x tra 0 e t, sarebbe meno cos x fra 0 e t sarebbe. Ovvero, meno cos t, avremmo, per il telefono andare del calcolo, più coseno di 0, più 1, meno cos t più 1. Poi dobbiamo fare l'integrale di 2x sen x tra 0 e t, e avremo un meno 2t cos t. Più 2 sen t, sempre per il telefono andare del calcolo, questo è 0, ma qua che questo è 0, che sarebbe più 2 per 0 per coseno di 0, 0, più 2 per 0 è 0, meno 2 seno di 0, quindi basta. X cos x poi lo comprendiamo che questo fa 0 e t, e abbiamo un t sen t più t sen t più cos t meno 0 per seno di 0 che è 0 meno coseno di 0 meno 1. Poi comprendiamo fra 0 e t anche, questo è fatto, questa è la prima riga. Meno 4x in x, lo comprendiamo fra 0 e t, eccolo. E scriviamo 4t cos t, meno 4 sen t. L'altra parte è 0, perché abbiamo 4 per 0 per coseno di 0, più 4 per seno di 0 che è 0. E infine, cos t, che è sen x, così l'integrale di cos x di x, che è seno di x, lo compriamo fra 0 e t, abbiamo seno di t solamente, quindi più sen t. E infine, l'integrale di meno 2x cos x, che è meno 2x sen x, meno 2 cos x, lo compriamo fra 0 e t. E abbiamo che? E abbiamo un meno 2t sen t, meno 2 cos t, occhio che non è finito, perché poi abbiamo un 0, ma più 2 coseno di 0, più 2. Facciamo i conti, e questo è l'integranda. Ovvero l'integrale fra 0 e t di e elevato meno a per x, q di x, dx. Quello è elevato a per t, lo lasciamo lì. E qui ci scriviamo, e poi elevato a per t, nella formula va moltiplicato proprio per questo. E lo facciamo qua. Siamo pronti? Preparatevi, lasciatevi le cinture, ma abbiamo quasi finito però, più breve questo. Allora, comincerei, meno cos t più cos t se ne vanno. Poi abbiamo un meno 2t cos t, lo lascerei così. Più t sen t, anche lui. Questi due in pratica. Se ne vanno anche uno meno uno. Rimane solamente un più 2 sen t. Va bene? Più 2 sen t. Sotto, vediamo cosa se ne va. Mi sembra nulla, francamente. Abbiamo 4t cos t meno 2t sen t, meno 4 sen t più sen t o meno 3 sen t. Ma comunque in più qua abbiamo una costante, il coseno, che sopra nella prima riga non avevamo. Abbiamo un meno 2 cos t più 2, francamente mi sento di dire che è questo. Prodotto righe per colonne. E lo mettiamo come secondo addendo, che va sommato a quello. 1 meno 2t lo moltiplichiamo per meno 2t cos t, più t sen t, più 2 sen t. Abbiamo un 1 per tutto quello lo scriviamo, quindi abbiamo un meno 2t, lo facciamo qua sul prodotto e poi lo scriviamo là sopra, magari ordinato. Spero di essere sbagliato, perché mi sono sbagliato. Mandatemi, insomma, a quel paese. Meno 2t cos t più t sen t più 2 sen t. Poi abbiamo un meno 2t per meno 2t cos t, un 4t quadro cos t, 4t al quadrato cos t, meno 2t per t sen t, un meno 2t quadro sen t, sì.
E poi abbiamo un meno 2t per 2 senti e un meno 4t senti. Poi di seguito, perché prima andava a fare questo meno t per quello, quindi abbiamo un meno 4t quadro cos t più 2t quadro senti più 3t senti. È finito, abbiamo un più 2t cos t. Meno 2t. Sotto, ricominciamo. 4t per quella roba lì, quindi abbiamo un meno 8t quadro cos t. Più 4t quadro sentì. Più 8t sentì. Basta. Questo per quello abbiamo un più 4t cos t meno 2t senti meno 3 senti meno 2 cos t più 2. Poi abbiamo 2t per tutto quello, quindi un 8t quadro cos t meno 4t quadro senti. Meno 6t senti. Sì, meno 4t cos t più 4t. Facciamo i conti. Allora, se ne vanno 4t quadro cos t e il suo opposto che è meno 4t quadro cos t. Poi se ne vanno 2t quadro sentì e il suo opposto che è meno 2t quadro sentì. E già questo mostra che la bontà di quello che abbiamo fatto, forse. Poi abbiamo un meno 2t, allora abbiamo un meno 2t cos t e meno 4t, no, un attimo, facciamo casini, no? Meno, ripeto, 2t cos t, più 2t cos t se ne vanno anche questi. Bene. Tre t senti, non se ne va perché c'è meno quello di cosenti più t senti, se ne vanno anche questi. Rimane solamente 2 senti meno 2t. Rimane 2 senti meno 2t. Se ne vanno qui, allora, vediamo un po'. 8 di quadro cos t se ne va col suo opposto. 4t quadro senti se ne va al suo opposto. Poi abbiamo un 8t senti che se ne va forse. Sì, perché abbiamo un 8t senti meno 6t senti e un 2 meno 3 sì. 4t cos t se ne va al suo opposto, come deve essere. Rimane questa volta un meno 3. Rimane un meno 3 sentì ma rimane anche un meno 2 questa, ma rimane anche un meno 2 così a differenza di sopra e poi più 2 più 4t più 4t più 2 ovviamente se non ho sbagliato speriamo di no facciamo la somma abbiamo terminato. In definitiva, y di t, che è questo che sto scrivendo, sarà quello che si può sommare, quindi sarà 1, 2, si chiama come termini, abbiamo 1 meno 5t, meno 3t meno 2t più 2t, e questo è y con 1 di t. Y con 1 di t sarà 1, 2, 3, se t più 8t è 10t, 3 più 10t, meno 3 senti. Meno 2 cos t. Questo è y con 2 di t. Controlliamo se è corretto. Vediamo. Dobbiamo controllare. Numero 7, pagina del professor Tommaso Isola. Vediamo un po'. Io questa volta non l'ho fatto prima, quindi andiamo completamente al buio. Vediamo un po'. Allora, vi dico subito che 1 meno 5t più 2 senti perfetto. 3
Dici t meno 3 senti meno 2 cos t, corretto. Ecco qua il risultato finale.